Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati sul canale Twitch di Ragazzi del Secondo Piano per una nuovissima puntata di Live, non è la Frankie. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Beh, che dici, a parte che la sigla è meravigliosa. La sigla è sempre meravigliosa, è sempre stata fin dall'inizio, quindi. Vabbè, come ti senti quindi nel rispetto del gioco? Mancanza di eventi secondo te? Sì, quelli sì. Però sono contento perché danno i Trimble il 1° luglio. Io quello volevo. Ok. Ecco, è proprio apparsa davanti. Vediamola a vedere infatti, dai. Che dici di questa trovata del canale YouTube? Ci sta. Doubt Death, qualcuno ha detto. Dai e ricevi? Sì, ci sta. Che pensi? Tanto alla fine è gratis iscriversi al canale, non è che... Sarebbe quasi da pensare cosa. Che te regalano un cazzo. 300 Trimble lo so più che buone secondo me. Senti, ma 300 Trimble qualcuno ha detto. Cosa? Come 300 Trimble? Che meraviglia, che sogno! Vabbè, allora vabbè, funziona comunque grazie di aver giocato a Capitan Tsubasa. Per essere stai con gli obiettivi, il test iniziale, poi iniziare a essere bla bla bla, per iniziarvi tutto il supporto, i mustaci. Aggiungeremo una seconda parte alla campagna ogni volta che 5.000 iscritti. Ma lo faccio pure io. Dopo i 20.000. Sì. Regalo Lamberti Giorgi in diretta, in spam. Proprio. Dunque, dopo i 20.000 iscritti, se ogni 5.000 sono 30 Trimble. Ok. Io quando ho guardato stamattina stavamo a 49.000. Se la matematica non è un'opinione, dovremmo stare già a 300. No. Che come cazzo no? Dici? Infatti conta, è l'opinione tua. 150. Com'è possibile? Ogni 5.000. No, aspetta, com'è possibile? Non è possibile. Ogni 5.000, scusa. Appunto. 9. Ah, ok, sì. Allora ho fatto un casino stamattina, mi ero preso. No, non è vero, però no, sono 250 Trimble quasi. Detto, stavamo là, mi ricordavo. Quasi 250 Trimble. Sicuramente ne hanno fatti altri. Anzi, io volevo controllare. Però no, perché 250? Sono 30 Trimble, quindi 3 per ogni 5.000 hai detto, ogni no? 5.000. Allora, quindi 10, 15, 20. 20, vabbè, 20, non lo so. 5, sono 5. A 5 60 a 60.000 quante so, quindi in totale? A 60.000 so, hai superati. Stiamo a capire in cazzo. Vabbè, pazienza. Va bene così, dai, non... Però, non, scusate, ero curioso da vedere. Inoltre annunciamo e poi anticiperemo la consegna delle ricompense a partire dal 24 giugno. Oh, che succede? T'ho detto. Ci hanno dato le palle nere perché oggi, ci hanno dato no? le palle nere, 99 palle nere e 99 palle SR. Quindi la consegna delle ricompense avverrà il 3 luglio. Esatto. Il periodo della campagna sarà dal 24 giugno al 1 luglio. Sì, fino al 1° luglio se poi... Sì, l'iscrizione eccetera, vabbè. Oh, grandi ragazzi, benvenuti Giarca, benvenuto Dumini. Bella, bella. E vabbè, a parte questo c'è un banner nuovo che io ne avevo già parlato e faceva... A me non mi piaceva. Oh, terzo anniversario, super affare, pacchetto Trimble e palla nera, 0,50 centesimi, no? Non riesco a trovare... Giusto, 3 palle nere, sì. SSR e 5 Trimble. Solido, sì, buono. Cioè, prendetelo. Euro 50 sono 15 Trimble. Stimolando le persone. Certo. Euro 50, 15 Trimble e... Vabbè, lasciatevi stimolare dal piacere. 9. Vabbè, che succede? Ma poi... non riesco a trovare la pagina però. Attenzione perché... Questa dicevo io, ticket estrazione. No, vedi, te lo sta di Coblo, hai 50k sono 180 di BIM. E a quanto stiamo adesso? Adesso stiamo a 150. No, a quanti iscritti 49.000 siamo hai detto tu. Ma stamattina però. Stamattina con 2M quindi adesso non lo so quanto stanno. Io quello volevo vedere. Mi vado a prendere un bel caffè, attenzione. Un bel caffè con l'Ambertone. Allora vabbè, che mi dici di questa comunque? Io questa ho vista adesso. Non ho letto le notifiche. Non sapevi che te regalavano? No, non l'avevo letta le notifiche. La vogliamo andare a vedere? Allora sì. Parte da oggi. Tecnicamente parte da oggi. Assistivo compulsivo, sì, lui istiga ludopatia se vai a vedere. Allora, oh, fermate. Aspetta che sono arrivato, siamo a... In diretta live, adesso vedo quanti iscritti. In diretta live! Sei proprio barbara. Sbagliato. Sei proprio una barbara, sei. Sei una barbara, una barbarella, sei. Sei una barbarella. 50.000 iscritti. Vabbè, barbarella, allora sono 180, c'aveva ragione Goblo, giusto? Vabbè. Allora cara Barbarella, il discorso è questo, hanno messo questa estrazione che partirà però, la notifica è del 24, partirà il 26 alle 9. Ah, è del 24. E sarà quindi un'estrazione gratuita classica, quella che shaftamo insieme, no? È domani? No, è dopo domani, oggi è 24. Ah, oggi è 24, ok.
Quindi, dato, che ne pensi delle estrazioni? Utili, non utili, indifferenti? Sono di estrazioni da 10, ci stanno... Boh, è buona per beccare Spadas. Noto che l'hanno messo in estrazione nei ticket. Allora, se ti devo dire la verità, sinceramente io la trovo una cosa inutile per uno come me che c'ha un account abbastanza datato, perché tanto troveremo sempre le solite cagate. Vabbè, i dico. Giocatori che c'è stanno dentro sono fuori meta, quindi non... Tranne Spadas. Sinceramente. Okay. Che succede? Però ripeto, tranne Spada. Anzi, sinceramente ti rispondo così, tiè. Siccome ti manna tutti al bar, ti rispondo così. Lo sai? Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. È una cosa seria questa. Vabbè, allora. Questa? Che te ne pare? Questa non è male. Allora, ci sono stati dei problemi. Noi ne avevamo parlato, ne stavamo parlando anche nel gruppo Telegram R2P Official Twitch. Parlavamo riguardo al fatto che sia stata in qualche modo l'utenza stessa, gli utenti stessi, a rovinare il gameplay di Tsubasa. Tu dici, mo? Fammi la domanda, fammela. Perché? Bravo, più vicino però, perché sono loro. Perché? Bravo. Perché praticamente il discorso è questo. Gente che metteva bot per gli eventi a scalata, te li ricordi? Eventi accumulo, come lo chiamano? Ma pure per time attacco facevo. Ok, adesso l'unico evento che ci hanno dato, dove non c'è classifica, non c'è niente, non ci stanno ticket, che succede? No, è Jerk che sta a mettere i link per i vari, c'ha ragione, per i vari gruppi, vedi, gruppo Telegram, eccetera, okay. Eccetera. Grazie Jerk. E intanto bellevi tutti in coro su base Dream Team, è un gioco di vabbè. Allora, non è colpa del gioco, ragazzi, secondo me, secondo i miei commilitoni, perché siamo un esercito. È colpa dell'utenza, non so che pensi tu, perché comunque chi usava i bot, eccetera, ha fatto sì che questi eventi a scalata accumulano. Non so se ti ricordi, regalavano i ticket da 10R, cosa che non ci stanno adesso, oggi, intendo il terzo anniversario, per prendere i Samurai 97, ti ricordi? Mi ricordo. Che pensi tu? Che quale. Beh, ma i ticket. Quella è una paraculata da Aghilab che non ha più messo i ticket. Che nel mixer non ci stanno più. Ma è una paraculata o è un pararsi il culo contro i bot? Che no, non è un pararsi il culo. È perché questo tipo di eventi qui, ossia per la vittoria, rivali straordinari, vedi palle nere, eccetera, eccetera. Loro hanno fatto questa cosa qua. Hanno tolto completamente gli eventi a scalata per il motivo dei bot. Perché tanto anche se loro bannavano. Comunque sia, c'era sempre gente che continuava a mettere i bot, a fine evento era prima, c'era gente che magari si metteva lì tutti i giorni a cercare di farmare perché magari voleva raggiungere un buon risultato e non ce la faceva comunque. Quindi che cosa ha deciso? Ha deciso di togliere completamente l'evento a scalata, infatti non c'è più. Vabbè, ma io sono d'accordo con te, però mi devi spiegare una però cosa. Però per i banner dei ticket, secondo me questo non c'entra nulla, nel senso, li potevano mettere tranquillamente nelle missioni evento, come hanno sempre fatto. Le missioni evento al lato, quelle che danno i ticket R, invece da dargli generici, li potevi dare dei samurai al periodo, non ti cambiava nulla. Tanto benvenuti a Alexander e a Luba, grandissimo Luba. L'air mixer è uguale, il mixer è stato per 2 anni, fino ai 97, che potevi trovare i samurai, quindi era anche più stimolante farlo. Vabbè, ti stimola ste evento un po' che parole? O è la solita cazzata? Ma c'è sta, dal ticket SSR, dal ticket SSR, cioè, capito? Ma che ci devo fare? Ma io mi spieghi una cosa, mo te lo faccio, lo chiedo proprio papale. Allora, io non ho trovato quei giocatori col 20%, facciamo esempio, no? Mi spieghi che cazzo ci dovrei fare, scusate la volgarità, certo. Con ticket SSR garantito che metà la solita bara hanno zero? Ma infatti. Non preferisci 10 ticket R dove so che posso trovare magari certo uno di quei... Certo preferisco, ma ci mancherebbe. E allora perché mi devo vedere il gioco rovinato per colpa di 18 teste di cazzo che... Devono per forza mettere serbot per farmarsi la roba, sì, scusa. Ripeto, non puoi dare la colpa a loro. No, gli do la colpa a loro invece. Io, a me mi dispiace, gli do la colpa a loro. Non gliela puoi dare i ticket. Perché per l'evento. Grande lui. Per l'evento tolto, sì, ma ti ripeto, la K-Lab può metterli nelle missioni evento come grande sempre. Grande pure fatto. Max. Oh, le missioni evento. Le clicchi per favore, guarda. Vai, ma io le vado a cliccare delle missioni io evento. Io me le ricordo l'anno scorso. C'erano i ticket anche lì. Una volta che le finivi tutte quante. E non ci stanno neanche lì. Ma perché? Lì non è colpa dei giocatori. Le potevano mettere tranquillamente. Sono missioni del cazzo dove devi farmare, devi mettere allenamenti e cazzi vari. Allora, che cazzo di senso c'hanno? E mo comunque voglio continuare a presa per culo. Allora, io ti dico una cosa. Sono state parecchie diatribe, grande Miki intanto, benvenuto. Ci sono state parecchie... Allora, aspetta che Luba dice, avete sentito che escludendo la community italiana il restante dell'utenza si lamenta che il gioco sia troppo votato al free to play? Vabbè, dai, ma chi è? L'arabi sceicchi. Ah, è troppo votato al free to play?
Mi immagino un arabo a cavallo de... No, scusate, ma chi è che parla? È questo che parla, non ho capito, è questo che... Robe, chi be, botte, sette, ghe. Chi gli dice queste cose? Non ho capito. Chi gli dice? Non ho capito, poi scusami, perché uno dovrebbe dire che è free to play? Vabbè, non... Reaper, c'hai ragione, è così, eh? Allora, intanto leggiamolo che dice... Giacca dice che è colpa di Giorgione. No, non è vero, dai. Allora, Giorgione forse è uno dei pochi giocatori normali. Non te cambiava a cazzo se lo trovavi. Allora, come fai a dire che non è colpa del gioco? C'è sta gente che ci ha messo anni a farsi una squadra decente. E molte settimane non che si fa... Moriamo pure a questo. Stai calmo, moriamo pure a questo. Tu sei subito flamone, calmate. State tutti calmi, cazzo. Allora, stavo dicendo... È colpa però, capisci, dell'utenza, no? Tanto il discorso che fa lui è sempre quello. Sappiamo che esiste il mercato parallelo? Ma in parte... De vendita d'account, no? Sanno tutti, no? Dai, scusate, piamose per culo. Sì, sappiamo sì, per sì. culo un attimo, piamose per culo, dai. Sappiamo per culo? It's good, my friend, ok, va bene. Sappiamo per culo, piamose per culo, dai, allora. Sappiamo per culo, eh. Piamose per culo un attimo, famo finta che non sappiamo niente, no? Ok. E io voglio capire una cosa. Se esiste una cosa del genere non controllata, completamente non controllata, no? Completamente non controllata. Allora, bot. Mercati grandi. Mi spieghi chi c'è sta qualcuno che gioca in maniera onesta su sto gioco? Ci stanno, ma so. No, voglio sapere chi so, però. Mo, voglio i nomi. Metteteli in chat, per favore. Ma non è una questione di nomi, ti ripeto. Io. È normale che poi loro prendono le contromisure così. E chi è che sta piando il culo? Fondamentalmente, tutti. Fondamentalmente. Poi. Sappiamo andare il culo io e te sicuramente che siamo, se vuol dire, shoppatori occasionali, perché comunque il gioco gli è mutati i soldi, sì, ne che siamo quelli che no, però perché se non fosse... No, aspetta, tanto. Fammi finire di parlare, perché se non fosse per quelli che pagano il gioco non andrebbe avanti, oh, abbiamo pagato pure noi, cioè fermi, perché poi pare che siamo lì e Dreambor giornaliere al giorno, mi pare di no, mi sono fatto il banner di Napoleon in live con voi, quindi, cara la mia Barbarella, mo mi devi spiegare una cosa però, seriamente, allora, se stiamo messi così, no? Io so che tu vuoi far populista, vuoi dire no, vabbè no, è colpa di Aki Lab e vuoi fare il no, coso. Io non ho detto che è colpa di Aki Lab. È stato così. È colpa a metà e a metà per le varie cose, nel senso, se hanno tolto l'evento scalata e che ti dava i ticket R samurai, è colpa dei giocatori, della community. Se però tu li togli dal mixer e dalle missioni evento, è colpa di Aki Lab, perché li potevi lasciare, non serviva. Ma mi spieghi, ma pure il mixer, no, nel senso, cioè... Tu mi metti il mixer e poi... poi dobbiamo parlare pure di un'altra cosa e mo ci arriviamo subito. Intanto prima finimo qua e poi parliamo di quell'altra. Allora, finimo le notifiche così facciamo una bella shitstorm di quelle proprio incredibili. Spiegami questa estrazione. Non c'è senso. No, spiegamela. No, mo io vado a vedere. Vado a piare il banner. No, vado a piare il banner. Lo so, però vado a piare il banner. Andiamo a vedere, dai. Aumenta del 3%? No, scusa, aumenta. Ma che cosa aumenta? So, è del 3% l'estrazione, ma è uscito l'SSR e stamattina mi è uscito Chester Verde. Si cascano i soldi perché è giusto per te, devo buttare ormai. Mi è uscito Chester Verde, me lo spieghi per favore? Il senso del Chester Verde. A me è Brolin Blu. Vabbè, Brolin Blu, va bene. No, mo andiamolo a vedere perché sennò pareci che sono matto. Mi spieghi il rate up? Allora, a parte non c'è sta nessuno step. Non c'è sta manco quella gratuita. C'è il cazzo, no? Ci stanno due giocatori, ci stanno due giocatori in età, poi ti serezzi, recuperali. Ah sì, li posso recuperare. E con quale rate? Andiamolo a aprire perché poi 0,42. Pare... 0,42, bravo. Oh, a me è quello che mi piace, capito? A me mi piace lo 0,40. Ma vabbè, si facci vedere tutti, sono bellissimi. Tre di questi sono inutili per abilità di squadra, stai fuori meta comunque, quindi ciao. Va bene. Vabbè, dai, gente, te qua l'unico milioni. Qua l'unico veramente che ne vale la pena pullare è Diaz. No, ma è una cosa incredibile. Non c'ho proprio... Dai, amici, siamo carichissimi, ci siamo preparati proprio alla grande oggi, per una live, tutto rispetto per un merutiere. Cazzo, voglio strappare il monopolio alla Turso, voglio strappare. Guardala qua la mia Barbarella come sta in forma. Allora, pronti via. Oh, non te la piace, sto scherzando. Te pare che ti chiamo via. Barbarella perché sta a far populista, solo per quello. Te sta a chiamare Fede una mignotta, anche perché mi insulterei da solo, quindi non c'ha senso come cosa. Voi. Allora, 3%. Guarda che bello! Il banner con l'SSR è al 3%. Dove sta? Mandiamo Lamberto. Mandalo. Ma mannato, 3% ci sta bene secondo te? Che meraviglia, che sogno! Guarda che bello. Guarda che bello che indica i rate. Cioè, è un grande. Vabbè, senza step. Rigorosamente senza step. Senso, roba che dice, sta di. Ha detto che i giocatori hanno zero inutili non vengono tolti per non togliere la possibilità che. Ah, c'hai ragione. Cioè, vedi, cioè, noi ci avevamo pensato, no?
ci stanno i messicani baulati tipo Suarez che c'ha una tecnica S nativa e la super solidarietà a 5 giocatori. Ci servono proprio carzaca tecnica out. Te serve, no? Quello resistenza. Quelli sì, quello che vinse il concorso del più pippone del gioco su R2P quando stavamo agli albori del Tsubasa. Grande, lui ci serve, no? È importantissimo, vabbè. Allora, spiegami. 0,42. Ma io posso andare a pullare su una cosa del genere? Ma con quale coraggio, ma con quale stomaco, con quale fegato? Ma non potevamo pullare neanche a quello. Ma preferisco piena macchina del tempo, andiamo a fare guerra in Vietnam che banane in mano più che i fucili, capito? Perché non ha pullato una cosa del genere? Non c'ha proprio senso. Non ha senso sta cosa, non ha senso, capito? Vabbè. Che poi 0,42 ce ne stanno solo due, guarda l'altri poi. No, 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 ma io guarda non. L'altri. No, no, quella perché aveva fascio va giorni, no? Va giorni. Guarda l'altri. No, va bene. 0,11, però non è loro che mi preoccupano, loro 0,11 è pure troppo. A me, cioè, questo. 0,11 pure questi! 0,11 pure questi! Ma che cazzo, ma pane e simpatia, Daniè! Beccate questo intanto, te, visto che tanto compari sempre dopo che è passato. Io te lo rimetto perché tu meriti come saluto pomeridiano. Robe, kibbe, kibbe, botte, le sette, ghe. Allora, ora ti spiego una cosa, poi, perché io non ho finito, Non ho finito. Allora. Fin qui tutto a posto. Siamo perfetti, no? Sì. Va tutto bene, quindi. Non va, c'è niente benissimo. Che non va nel gioco. No, non c'è niente che non va, vai. Sicuro finito. Proprio? Adesso mi spieghi il mixer, una cosa sola voglio capire, no? Sai che è uscito il leak del mixer, quello che parlava del fatto che i giocatori non conviene buttare il mixer perché a settembre. No! Perché a settembre. Quindi tu mi dai una notifica 3 mesi prima, perché a settembre questi giocatori torneranno utili per aggiungere punti al limit break, no? Sì. I doppioni. Ma mi spieghi una cosa. Allora, io ho il cervello affogato nel metallo. Fammelo come va fatto, però, se non va bene. Io c'ho il cervello affogato nel metallo e sto ancora alla ricerca di una canzone che mi ferisca nelle cervella. Bravo, bravo. Allora, il discorso è questo. Perché a settembre? La risposta che daresti tu, qual è? Perché a settembre? Perché così adesso il mixer la gente si butta e poi magari... Ripeto, è votato completamente ai scioppone. Cioè, quindi tu avvisi le persone 3 mesi prima. Sì, perché chi è scioppone poi che magari c'ha 6 doppioni, magari non le ha buttati dentro al mixer, perché magari non gli serve un cazzo là dentro principalmente. E il giocatore tipo, che ne so. Avvicinati a sto microfono, che guarda che quanto è grosso, quanto è bello. Subarca, se magari c'hai 3 Subarca. Subarca che fa? Il veliero che fa? Subarca, Vela, che Subarza, quello che te pare. Subarza. Comunque sì. Vedi che sta di Miki, no? Guarda un po', quello è quello che penso pure io. Leggi sotto il secondo, non il primo. Ora leggiamo pure il primo. Esce Rise, ah vabbè, sì. Ma come, il 28 agosto esce Rise e tu fai sta cosa 3 mesi prima che dici, oh regà! Comunque i doppioni possono tornare utili volendo, È palese, ma è palese. Allora io faccio, cioè scusami, quando leggo una notifica del genere e vedo che tu mi butti fuori il mixer, o sei ritardato probabilmente, perché può succedere, però a me mi viene sto dubbio. Che succede? Così. Faccio, scusa, 3 mesi prima mi avvisi che deve uscire una cosa, tu che non l'hai mai fatto. Tu che leak mo tiri fuori all'ultimo giorno. Tu fai traperare che esce il big, cioè che i giocatori serviranno per limitare. Tu 3 mesi prima mo dici. 3 mesi prima, perché voglio capire, perché? Io voglio capire perché. Io voglio capire perché. Perché che non si sapeva chi cazzo doveva uscire il giorno prima dell'anniversario. Voglio capire perché. Si stanno a cagare sotto e perché ci vogliono comunque speculare sopra per i sciocconi. Ma quindi dice che vogliono fare come Lupin? Sto pensando a cosa. Va bene, non ci pensavo a quella cosa. Vogliono fare come Lupin comunque. Sì. Così, eh. È così. Che succede? Attenzione, problemi tecnico-tattici. Io mando un germano, cazzo ridi. Ma che oh! Che succede? Un germano reale. C'ho un'immagine da va bene, perché... va bene. Vediamo un attimo che dicono i nostri commilitoni, i nostri vicini. Allora, amici, ci fermo restando che messicani e ci non servono, ma anche se fosse basta mettere il blocco di stazione. Sta facendo delle avance. A quei giocatori e a chi già li ha. Risolvessi il problema a noi ce li levi dalle palle. Ci sta, infatti, esatto, perfetto. Metti tipo una estrazione tipo starter, no? Sì. Cazzo, ma che ce ne fanno? Ma ora parliamo pure di questo. Comunque io ce la faccio più, eh. Io sono arrivato alla frutta. È il terzo anniversario. Ancora c'ho cards dentro ai vari cosi. No, non dire che ridi.
Io posso andare a pullare una Dream Collection e me esce Guards, capisci? No, li devi togliere, c'hanno le tecniche. Allora o li reworki o li levi dalle palle. Dovrebbero reworkarli, ma non è possibile, mai. Io non c'è sto. Erano partiti no. Con rework delle passive, poi si sono. Ma che cosa? Ma come reworki le passive del giocatore che è uscito 2 mesi fa? Ma che non sei so malato? Come mi fa quando mi fai la dente Shingod? E ci stanno 75 giocatori che devi fare la dente prima, ma perché? O te salta o schiribizzo, fammo la dente Salinas World Cup, così o rimettiamo dentro un pool, perché non c'avemo 7 polpi lì dentro che possono andare a mettere 3 pallette insieme e fa un giocatore, non ci riusciamo, quindi fammo una cosa, riproponiamo quello dell'altro anno, così va bene, però fammo la dente. No, non va bene sta cosa, vai a prendere i giocatori prima, levami ste varie con le tecniche, io ho un giocatore con la tecnica, ma tu mi devi dire, ma tu mi devi dire, se io trovo il doppio in SSR, la prima cosa che penso è forse... Nella mia testa, che posso fare? Però, ma non possiamo che fare. Che posso niente, fare? Eh? Forse, che posso fare? Se trovo il doppione SSR. Bravo, forse. Che cazzo ci devo fare con uno che ha 2 tecniche, a te cui una in dribbling? Dimmi. Che ridi? Perché ridi? Perché ridi? Ma perché. Ah, ho già il tiro a mezz'aria! Che cosa ci devo fare con il tiro a mezz'aria? Non è possibile, dai, per favore. No, io. Non c'ho più parole, veramente, ragazzi. Non c'ho più parole. Vabbè. Fermo restando che secondo me è una cagata, io sono convinto dell'idea che potrebbero farla sta cosa. Un po' di paura sta arrivando secondo me. Certo che sta arrivando la paura, anche perché comunque sia finora non c'ha avuto, diciamo, concorrenza al gioco. Cioè c'aveva Captain Tsubasa Zero. Una grande concorrenza proprio. Vabbè, Captain Tsubasa Zero, Captain Tsubasa Zero non è giocabile perché non giochi cazzo a quel gioco. Tu metti a gente in capo e giocano, ma che è? Non è un gioco, capisci? No, non c'è competizione. Mo per quanto può essere noiosa un'alternativa, ma se giochi è comunque un'alternativa. Su base zero non mi pare un'alternativa. Io ci ho provato, io ci ho giocato, c'ho l'account, eh. Che succede? Andiamo un attimo, allora, siamo calmi, Steph, fa caldo, no, sto sudando come un maiale con una divisa da 300. Allora, Daniele giustamente nomina il signore risorto. Ma poi le latenze non dovevano servire a rendere giocabili le obsolescenze anno zero. Io sono d'accordo con te, però forse è pure per quello che sblocco, però, capisci? Gli devi passare a mezz'ora, va bene. Allora, Luba dice, dicono che durerà ancora per secoli il gioco. Che succede? Ha già ragione, però, mandare Morgan. Tu sei convinto che durerà per secoli il gioco? No, ma che c'è, ciao. Se stanno già cagando sotto adesso, è palese, se vede. Allora, io vado a prendere una cosa pure perché volevo parlare di un'altra cosa ancora. E poi dopo, ragazzi, parliamo del topic della giornata, nel senso del progetto che ci abbiamo in mente, pure con Frankie, poi, giustamente. Allora, mi devi spiegare una cosa importante. Daniele dice se stanno a caga sotto, secondo certo, lui. Sì, ma secondo me pure, però se stanno a caga sotto, ma allo stesso tempo magari pensano con queste cose che stanno a famo l'anniversario, preparate, perché secondo me verso la fine dell'anniversario, che sta arrivando agosto, fanno una sorpresina per tenersi vicini tutti quanti. Allora io mi fermo un attimo qui al Brasile e praticamente c'è, ti ricordi, il Brasile non c'era prima, no? No. Comparso piano piano, sono comparsi i vari Casagrande, eccetera, eccetera, no? E aumentava il roster del gioco, giusto? Sì. Ok. Nonché le versioni giocabili presenti dei vari archi narrativi del manga, no? Sì. Ok. Adesso guarda dove siamo arrivati, però. A parte le leggende, no? Siamo arrivati a Catalogna finché non arriva addirittura Soga. Sì. Soga. Soga. Conosci Soga? È The Rising Sun. Vabbè, queste sono le cose logiche, giustamente. Come lo sai perché tu rispondi così, giustamente? Cara la mia Barbarella, perché questa è una risposta qualunquista. Lo sai perché rispondi così? Perché neanche Takashi ha finito di scrivere manga, hai capito? Dove siamo arrivati? Chi cazzo vuoi mettere adesso? Che facciamo? Ricominciamo con i media e l'under 16? Quello dobbiamo fare, no? Hai capito? È finita! Sta scritto Luba, quanti account falsi ho creato per le 300 dB? No, ma è... per le 300 dB del canale YouTube? No, però ho spammato un po' di persone per farli scrivere, quindi... Vabbè. Chiamatelo Misuki, chiamatelo, non vedeva l'ora. Immobile non c'è, che succede? Immobile no, Lele, non c'è. Però c'è Chiellini, c'è Morientes, queste vecchie leggende. Allora, spiegami però. Se Takashi non ha finito l'arco narrativo, no? Mm-hmm. Perché non ha ancora finito. Sembra tipo George Martin col Trono di Spade, no? Sai la diatriba che c'è stata per quella storia? È molto simile, no? No. Adesso ti racconterò una storia. Il Trono di Spade io non l'ho visto. Va bene, ti racconto una storia. I libri non erano ancora terminati. La serie doveva terminare. La serie TV. E che cosa è successo? Hanno terminato alla cazzo dei cani proprio. E è finita in maniera abbastanza sbrigativa, veloce. Insomma, c'è stata poca attenzione, no? Ecco, considerando che c'è stato il recupero da parte del gioco nei confronti del manga, quindi vuol dire che
ti sei messo bello a correre, no? Giusto? Sì. Adesso, che cosa ci aspetta per il futuro? Considerando che Takashi sta andando rilento, il Giappone mi sembra ancora sta a giocare a Germania. Non sembra di sì, non mi ricordo. No, forse no. Ha finito, mi sa. Vabbè, che però... succede però? Stiamo lì, no? Sì, stiamo là, nel senso sì, ma poi Soga si è visto poche volte comunque. No, va bene, ma adesso che cosa fa? Mo esce Michael, no? Per dire, fanno uscire Michael. Dicono che dovrebbe uscire Michael. Va bene, esce Michael, ok. Poi? Ricominciamo. Quello sta fermo. Allora, se quello sta fermo de base, non escono personaggi nuovi, no? Ma infatti secondo me non c'ha senso far uscire Michael, anche perché poi, cioè, di norma fanno uscire un giocatore non mi ricordo se hanno fatto grande così, Ale! Non mi ricordo se hanno fatto così pure per Radunga. Radunga è uscito prima Super Dream, è uscito prima Dream Festival o prima un giocatore normale? Cioè giocatore da banner o samurai? No, no, è uscito subito il samurai, mi sembra, poi il Dream Festival, quello che non mi ricordo. Mi sembra il samurai e il Dream Festival, dovrebbe stare sempre lì al Brasile, sì, no? Sta là, sta. Eccolo. Eccolo qua. Eh sì, è uscito prima il samurai e poi esatto, il Dream Festival. E poi è uscito il Dream Festival. Secondo me fa uscire Michael subito senza nessuna versione già Super Dream Festival. Avete una mezza cafonata. No, ma non hai capito qual è il problema. Non hai capito. Ma sì, l'ho capito che tu intendi che non dovrebbe sci comunque in teoria proprio. Perché è giusto così, non dovrebbe sci. Perché stanno a mischiare tutto. A me quello mi sta dando fastidio. Prima ti mettono i club, poi ti mettono i Rising Sun, poi ti mettono altri World Youth, poi ti mettono... No. Mi stai di diventare Barbarella. Ma che te sto di diventare Barbarella? Stanno a mischiare tutto. A me non mi ci sta a far capire in cazzo nessuno. Stai di diventare Barbarella. Allora, il discorso è questo. Se... Io dico, l'autore sta scrivendo ancora il manga adesso? Vuol dire che tu adesso l'hai recuperato, giusto? Non l'hai recuperato. L'hai recuperato, ormai sono usciti i personaggi che stanno giocando, no? Stanno giocando, no? Sì, ok, se sono usciti quelli, tu devi aspettare adesso Takahashi per personaggi nuovi. E considerando come va lui, la sua tabella di marcia, adesso secondo me inizieranno a riproporre a sfinimento Under 16, medie... cose. L'ho detto adesso, sì, faranno così perché stanno. Non hai capito? Sì, ma dovrei aspettare. Quindi risulta una cozzaglia di roba sempre uguale. Ma ho detto fino capito? A mo' che stanno a mischiare tutto e fanno tutto, ripropongono la roba di continuo. Ma è normale, ma è ovvio che faranno così. Cioè, purtroppo il manga deve andare avanti, non c'hanno materiale. Devono rimettere giocatori vecchi su giocatori vecchi. Allora, occhio, sì, è vero. I superiori che arriveranno, tranquilli. Ma non all'anniversario, però, È vero, ma non all'anniversario, è verissima come cosa. C'ho pure il video a riguardo. Con il grande Nitta. Roba seria. Visto che noi non sovvenzioniamo il gioco, no? Allora, Luba dice: vedrete che finito l'anniversario si torna ai club a Road 2002 o a Golden 23. Manca ancora l'Australia, la Nigeria e la Danimarca. Vabbè, mi sembra sia uscito a Natale. Quando era c'era il banner Dream Festival che si potevano shoppare? Se potevi shoppare un Dream Festival, la Multicon Dream Festival garantito, che era Natale. Non me lo ricordo. Natale dell'altro anno? Mi sembra di sì. Più o meno, mi sembra di sì. Mi sembra pure a me. Sì, quella dove tu ci hai trovato Nitta. Sì, che bello. E stanno fatto pure la dente. Sì, da bara 1 è diventato super bara. Allora, per me mettono Natu o Genzo. No, non stiamo a fare pronostici, raga. Questi lasciamoli a altre persone. Noi proprio... Noi non stiamo a fare pronostici, seriamente. Allora, no. Il discorso è questo. Io vorrei capire una cosa, però. Allora, laddove su Rise of New Champions arriva Takahashi, che gli dicono tieni, gli danno le monetine e gli mettono dentro le orecchie, fanno tiè, inventa un giocatore, tiè. E lui fa, ok, ma non mette il senegalese. Cazzo, hai scoperto che c'è il Senegal nel mondo? No, non ci posso credere, ma che succede? Pure scusa, no, aspetta, qualcuno... Guarda Luba, quella dove Frankie ha bestemmiato. Qualcuno ha detto, esiste il Senegal. Che succede? Che succede? E lui dice, oh guarda che oltre a Pierre e Napoleon potrebbero starci altri giocatori in Francia forti, Che succede? Veramente? Che succede? No, ma seriamente? Nuovo, Jean. L'ha inventati? Li ha inventati? Sì, inventati. Ecco, sì. Pensi che possa uscire qualche cosa? Adesso hai riscattato, che succede? Gli abbiamo appena mandato. L'abbiamo appena mandato, tieni. Che succede? Tieni. Però dimmi. Dimmi però, nel senso, è possibile che anche qui... Takahashi possa essere secondo me lui pagato e intervenire. No, lui quei giocatori li ha messi per il gioco perché doveva fare. Siccome non si sa ancora, quindi se che fanno cagare. Il Giappone c'ha 11 giocatori, ce ne sono due. Ma che è? Ascoltami, però, se stanno decidendo sicuramente da ampliare il roster proprio delle squadre perché
sicuramente nell'anime, quello di Captain Tsubasa, quello nuovo, già si vedono i pezzi dove ci stanno questi giocatori aggiunti, perché il gioco Rise of New Champions si ispira all'anime. Ok. Non si sta ispirando al fumetto. Ok. Questo sia chiaro a tutti. Nel senso, non si sta ispirando né al manga né a niente. Si ispira all'anime. Mi ha fatto bere il goccio d'acqua quando fa queste cose, vai. Continua. Si ispira all'anime. Continua a suonare. Di conseguenza, Takahashi, secondo me, sta proprio riscrivendo un po' come hanno fatto con Dragon Ball, no? Con la storia delle fusioni che hanno ritrattato a Super, no? Cioè, presente? Ti piace come cosa il fatto di riscrivere una cosa canonica? No, non mi piace, non mi piace assolutamente. Okay. Però è come se dicessi che Gesù Cristo invece di camminare sull'acqua volava. Esatto, esatto. No, non te lo sto dire. Non che mi succede? Piace. Scusa. Non mi piace, però quello che te posso dire è che però ce n'avano bisogno. Perché? È una cazzata. Perché all'Under 16, come tutti sappiamo, nel fumetto ci stanno due giocatori per squadra forte, tranne il Giappone, come abbiamo detto, che ce ne stanno uno. Vabbè, pure a Germania ce n'ha 5, no? A Germania ce n'ha 5, sì. Ce n'ha 5, vabbè. No, sono 5. Sì. Però non venivano quasi calcolati Margas e Chester nell'anime e nel fumetto. Proprio poco. Quelli più calcolati che facevano azioni erano Kals, Schneider e Müller in porta che faceva il cazzo. Vabbè, Margas non era calcolato per niente. Tosto di Chester faceva qualche passaggio. No, Chester un po' di più si è fatto mannarbare dal maestro di pronostici da Wakabayashi all'inizio partita. Però vabbè. Quello sì. Però vabbè. Se ne chiede se sei sicuro, Luba chiede, sei sicuro di sta cosa che hai appena detto? Sono sicuro. Le tue dichiarazioni. Sicuro al 100%, perché se tu vai a vedere. Oh, grande misura. Se tu vai a vedere, è uscito una sorta di mezzo trailer su. Vado a bere, Miki. The Rise of New Champions, eccetera. Si vedono le immagini dell'anime di Captain Tsubasa 2018 o 2019, non mi ricordo qual era. Comunque, si vedono le immagini e si vede tipo Jen che scende da Pullman dove stanno Pierre e Napoleon, Under 16 e tutto il resto. Quindi, di conseguenza, non è uno sbilanciamento, regà. Ci stanno le immagini dell'anime. Ah, adesso ci stanno le immagini. Dove sta? E il Brasile non lo mettono perché. Ma sì, è DLC! DLC, lo sanno tutti che è DLC, dai! Ancora non sapevo se lo mettono perché non hanno confermato tutte le squadre. Perché da qui a agosto c'è tempo per confermarne altre. Le stanno a mettere piano piano. Mm. E quindi può darsi che ce lo buttano, come ci hanno messo l'Olanda. Perché l'Olanda non se l'aspettava nessuno, però ce l'hanno messa. Devo capire perché hanno messo l'Uruguay e c'è solo Victorino. Perché quello è l'Uruguay Under 16. Ho capito, ma non c'è solo. Ino, 8 personaggi DLC devono uscire. Devono uscire 8 personaggi DLC. Sarà Ino, sì. Ino DC, DLC, te lo dico io, Ino DLC. DLC, dai, hanno messo il Senegal, dice Alessio. Ci vorrebbe il Brasile. Ma sì, ma certo, il Brasile ci vorrebbe, però. Ti ripeto, io sta cosa che comunque Takashi sta facendo, perché, ripeto, ci stanno le immagini, il video proprio dove si vede Jen che scende dal cazzo di Pullman. Le immagini sono dell'anime, non so del gioco, dell'anime. Perché, okay. Ripeto, sempre, il gioco si ispira all'anime. Quindi, di conseguenza, che cosa stanno a mettere? Lui sta cercando di ridare carattere a delle squadre che non ce l'hanno, perché c'hanno pochi giocatori principalmente per giocare. E io penso sia una cosa buona, ma avrebbe potuto pensarci prima da fare sta cafonata. Perché ovviamente tu sai che la storia nell'Under 16 ci stanno quelle tre squadre, quattro forti, che sono l'Argentina, la Francia, la Germania e il Giappone. E poi l'altro te le scordi completamente. Poi nel World Youth ci stanno altri giocatori, ma sono sempre pochi a squadra. Mo che tu ritratti e rimetti nuovi giocatori per le squadre per fare un diciamo un roster più ampliato, ci può sta, però è una cafonata comunque. Cioè, mi piace. Sì, Mizuki, stiamo parlando del fattore del gioco nuovo, nel senso se ci possano essere poi delle influenze anche in Dream Team, nel senso delle squadre completamente nuove inserite in un contesto del gioco che comunque era fedele al manga in tutto e per tutto, perché Dream Team è fedele al manga in tutto e per tutto. Certo, diamo sì, a Cesare quel sì, che è di Cesare. No, Octopus, non hai capito, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché Captain Tsubasa 2018 non si ispira al manga. Non si ispira al manga. No, c'è stanno. L'Androndiante 16 è completamente cambiato. Dicono che è una storia originale. È una storia però, originale, sì. Non si può fare ispirazione all'anime, sì, neanche quella ci sì, dovrebbe ma essere. È ovvio, come i prequel e cazzi vari, no? Scusa, è come i spin-off, scusa. Ah, ok. Cioè, nel senso, tu li butti lì. Vabbè, lo avvu ci stanno che quei cagate non canoniche, sì, mi esatto, sembra, no? Esatto, lo avvu esatto, e Tsubasa c'erano già, ma che esatto. Già dall'anni 80. Dagli 80, sì, ma non ci stanno quei giocatori comunque. Neanche negli OV. Non ci stanno. Vabbè, ma c'è sta tipo Santana. L'America c'è. L'America c'è. L'America, sì, ma c'è sta un giocatore che si chiama Luke come attaccante. Luke, sì, come una bandana, no? Ma non l'hanno messo nell'America, però.
c'è sta il portiere che c'è le treccine che non l'ho mai visto. E l'altro, l'altro tipo. Ma l'hanno detto che sono stati inventati apposta per il gioco. Quindi io credo che possano inventare qualche cosa apposta per il gioco. Forse, sì, magari. Ma è ispirato. È possibile, io ho fatto la domanda. È possibile che pure su Dream Team potremmo vedere le cose inventate so, apposta ad hoc. Non, so, non penso, però. Fino a mo' sei ispirato. Paro, ma allora se bloccano per forza, però ti ripeto, Takashi, devi finire ancora di scrivere. Nel l'ho senso, detto che se bloccheranno. Ormai hai recuperato palesemente. Ma, se bloccheranno che sì, ma loro vanno a far uscire un miliardo di versioni diverse dei giocatori. Rising Sun, Under 16, superiori, medie, World Youth, quello che cazzo ti pare. Però tanto prima o poi finiranno per forza, perché il manga finisce, è così. Tu pensi che il manga finisce? Certo che il manga deve finire, oh. Ma come tutti, Cioè, finirà One Piece... Tra un bel po' finirà One Piece, hai detto, certo. È stato il futuro, finirà. Cazzo vuol dire allora finisce, ma che succede? Finirà Tsubasa non è avanti da due giorni, Tsubasa... Ma lo so che non va avanti da due giorni. Insomma, Però finirà come finiranno tutte le cose. Nel senso vedi, raga, è... ma è già successo o no? Le leggende. I World Legends, no? Rivaldo, Ronaldinho... è già successo che hanno inventato giocatori ad hoc. Ah, vabbè, sì, quindi sì. Io penso che possa succedere ancora. Però aspetta, fermo. Lì il discorso è diverso, perché secondo me quelli sono giocatori reali prestati al gioco, no? Io dico proprio invenzioni tipo Jean, sì, quelli tipo questi qui nuovi, sì, comunque Senegal, sì, eccetera. Però non ho capito perché Robson, cioè l'Inghilterra c'è solo Robson, poi come l'Uruguay c'è solo Victor. Ma l'Inghilterra c'ha solo Robson, ma dico, se ne potevano inventare un altro dei giocatori, ne sono un attaccante, boh. Ma questo perché contano che l'Inghilterra poi non è una squadra... Diciamo a livello di. Daniele dice One Piece non finirà mai, possiamo essere d'accordo volendo, eh. One Piece finirà perché finirà, ma tra troppo. Finirà tra troppo quanto? Che vuol dire? Se prospettano più o meno altri 4-5 anni da quello che dice Oda. Ma non. Io penso che comunque se sono così lunghi i tempi, pure per Capitan Tsubasa, qualcosa di nuovo arriverà più avanti, ma c'è bisogno forse di altre Legends o di altre cose, no? Adesso. O veramente dobbiamo un'altra voce, cioè, raga, dai. Ma quanto voi la sopportate in attestazione media? Ditemi la verità, raga, vi prego, io no. Io no, io in attestazione media non la posso sopportare. C'è ragione Mizuki, è così infatti. Ma sono comunque PG fuori dal manga, no? Inventare un gen costa anche meno che pagare diritti ai giocatori veri. Sì, costa meno, però non è un'invenzione. Finirà quando vedrai Tsubasa contro CR7. Nel senso, non è una cosa. È una cosa che Takashi ha disegnato e non inventato. Non so se costa meno poi se vai a vedere, sai. Che cosa? Costa meno fare un giocatore da casa? Non lo certo so, costa sai. Meno. Certo che costa meno. Non lo so, però. Non lo so. E i diritti costano un sacco. Da vedere. Allungheranno il brodo con l'acqua, dice Giarca. Finirà quando vedrai Tsubasa contro CR7. Ma vogliamo veramente vederlo? Questo mi chiedo io. Ma vogliamo infatti, vedere guarda, Lupa, guarda che ce l'ha un attaccante l'Italia adesso. Si chiama Leonardo, com'era? Ne sono russi, che ne sono? No, Leonardo. Allora, potevano. Allora, anche per l'Italia potevano inventarsene un attaccante. La nazionale che ha dato i notari a Pruzzo, Baggio, Rossi, esatto. Piero, Totti. Leonardo Rusciano, bravo, lui è un attaccante. Io continuo con la mia lotta contro di te per farti vendere Durham e Chiellini. No, vabbè, però pure Durham, perché? Ma io ho due giocatori realistici, però, no? Sì. Durham e Chiellini, sì. Quindi sono praticamente due sorta di esclusive. Anche se sì. Durham c'è nel manga, nell'anime. Durham c'è, sì. C'è pure nell'anime. C'è pure Rodo 2010. Esatto, c'è pure nell'anime. Only Benji forever. Play together. Grande, Giorgio Vanni. Intervista piccola chicca. Giorgio Vanni e Cristina D'Avena. No, l'intervista che fece a Giorgio Vanni è spettacolare, la sapevi? No. Dice Giorgio Vanni, ma perché ci metti ogni tanto qualche cosa d'inglese? No, mi piace il suono dell'inglese, no? Questo sound anglofono mi piace. Allora inserisco ogni tanto delle parole d'inglese tipo play together, let's forever, che non significa un cazzo. Però lo mettiamo in una sigla, tanto i bambini cantano tutto. Gli appicchini, piriti, safinighi cantano i bambini. Daniele, confermi che giù cantano safinighi. Vabbè, insomma. Sta intervista a Giorgio Vanni. Tocca farla uscire, Michi, tocca farla uscire. Comunque, no, è vera sta cosa, non sto Dio, c'è stato speciale proprio. C'è proprio lo speciale che era inerente alla colonna sonora, quindi vabbè, la sigla The Dragon Ball Z, What's My Destiny, sì, Dragon sì, Ball, What's no? My Destiny Dragon Ball, sì. Mamma mia, che vergogna. Diciamo, ma io l'ho fatta così a sentimento. Non ne aveva capito nessuno. Incredibile.
Come Dragon GT è uguale. Tutti in area di rigore per segnare ancora un altro gol. Ma quando tutti? Ma chi segna? Su Tsubasa segna un giocatore a partita, è sempre lui, eh. Che succede? No, Gentile non mi ricordo se c'era. Oddio. No, non c'è Gentile, non c'è, perché Gentile, allora, bisogna specificare una cosa importantissima. Gentile fa parte dell'arco canonico del 2002. Sì, no, dell'arco delle qualificazioni asiatiche. Sì, sì, sì. Dove Aoi sta a giocare con l'Inter, quindi subito prima della partita con la Thailandia. Dovrebbe uscire, no? Sudamericano Pei, Mizuki, sì. Dovrebbe uscire Sudamericano Pei, dicono così. E dovrebbe voce. Essere rosso, no? Sì. Cioè, da quello che si è vociferato, non andrebbe a essere rosso. Fate un attimo uno più, cioè 2 più 2. Chi manca dei sudamericani che deve uscire? 2 più 2, Naturisa. Cioè, Trecine, sì. Ma non ho capito. Non ho capito. Venerdì esce il mini DF. Sì. Aspetta, ti rispondo così. Il mini DF per me fa sta fine qui, guarda. Pure per me. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Una robetta seria proprio. No, ma in Italia sono fantastici. La cosa più bella è cambiare il nome dell'anime. Vabbè, questo è il top proprio. Esce il Super Dream Festival secondo il Bard. No, esce no, sì, no, pure secondo me. Doppio banner con Michael una gratuita ogni tre. Che dici? Ma di che vuol dire? Non sto capendo. Super Dream Festival, doppio banner, due rate up con... Io dico così. Voglio fare pure io ste cazzo di previsioni. Chi so i due rate up? Non lo so chi sono i due rate up. Dico due banner. Ogni tre estrazioni una gratuita. È sempre così il Super DF. E che succede? Non è sempre, può essere una volta sola. Scusa, magari ne fanno tre, cazzo ne sai te. E secondo te i PG quali sono i due PG? I due PG? Io devo dire quali sono i due PG secondo me. Nel Super Dream Festival. Fai il pronostico. Ma io dico club. Ma io dico due club. Un giocatore giapponese club e un giocatore straniero club. A butto lì proprio a cazzo. Secondo me, allora, io ripeto, tutti dicono non esce Michael. Raga, c'è stava un leak proprio targato Captain Tsubasa Dream Team Club sotto, dove c'è Michael che sta sopra la palla e fa il dribbling suo caratteristico dove cammina sulla palla. Ah, fai quello te? No, non lo voglio, però c'è il leak, quindi boh, a meno che non lo mettano a buffo come banner. Raga, è una samurai. Cosa orribile, non c'è niente di hypante in tutto, cioè, questo. Aspetta, ve lo faccio vedere. No, non ce lo fa vedere, no, non c'è niente di hypante, no, voglio proprio vedere a lui, non hai capito allora? Non lo voglio vedere. Voglio vedere Genzo, portiere della magica Roma, hai sentito? Vabbè, dopo di questa, veramente, cioè, se dovessi uscire una cosa del genere, sei proprio cercata, guarda. Che meraviglia, che sogno! Ma che succede, te mi cercate, raga? Vabbè, comunque detto questo, previsioni stanno a zero, sta tutto a zero. Sì, tutto a zero. Però per ribadire il concetto, tu quindi non sei convinto che siano stati proprio gli utenti a rovinare il gioco? Te l'ho già spiegato, è la quarta volta. Per me, in parte, per una parte sì, per una parte no. Fine. Quindi loro dovrebbero essere autolesionisti a K-Lab, secondo te? No, nel senso, la K-Lab, te l'ho ripeto un'altra volta, Televento l'ha tolto per sta merda di gente qua, perché è così, l'ha fatto per quello e ha tolto i ticket dati dall'evento per quel motivo là. I ticket nelle missioni evento, cioè i ticket nelle missioni evento e il mixer coi samurai lo potevano lasciare, perché non l'hanno fatto? Perché hanno visto che ci hanno perso, perché ci hanno fatto molti meno pull nei samurai, perché magari c'era chi sculava nel mixer, chi serviva un giocatore solo tipo io che ho sculato Akai 97 al tempo nel mixer e non ho pullato il banner, quindi Dreamball in meno, quindi soldi in meno spesi sopra. È così, cioè non fa una piega. Ho capito, però io, vabbè, non... Allora, secondo me, ripeto, la punizione è data dal fatto che ci stavano cheater in qualsiasi modalità di quello gioco. Quello sì, te l'ho detto, va bene. E se riescono a cheater ancora adesso, perché tanto ci riescono, tu tirerai le madonne pure con il 60%, perché io certe scene non le ho dimenticate. No, ma non le ho dimenticate, i tiri bianchi che mi segnavano sulla parata S. Non li ho dimenticati. Non li ho dimenticati, sti cazzo dei cani. Non li ho dimenticati, hai capito? Non li ho dimenticati, capito? Datemi il megafono pure a sto cazzo di cazzo. Allora, esce Genzo Roma e Scouts della Lazio, dice Octopush. Grande, io sono sicuro che sarà così. Sono sicuro, proprio sicurissimo. Sono sicurissimo proprio che saranno loro. Certo che l'hanno rovinato gli utenti, sempre a piani. Dice mangiare sti cani. Forse mi sembra un po' sbagliata, però, come motivazione quella che è sempre a piagne, dai, secondo me, Daniele. Vabbè, ma non è.
Secondo me noi parlavamo proprio di cheater, sì. De gente che abusava comunque dei bot, quindi non solo cheater. Fai vedere sto cane, ste. Ma che te faccio vedere, Daniele? Se n'è nato, senti che si è calmato, sì, è andato via, è andato. Arriva il cane qua, poi è nato a fare passeggiata. Comunque, raga, io dico una cosa sola. Mo adesso direi che intanto Lamberto, dici un po' la verità, perché Lamberto, qui mi sa ce ne abbiamo bisogno davvero. E vai, lascio un attimo al volo in compagnia di Frank, perché qui c'è bisogno. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Barbarella, allora. Non sponsorizzi il Borbone, quindi Barbarella. Di quella roba. Ah, no, quello non si può fare. Quello non si può fare. Tu non lo sapevi, ma non si può fare. Quindi adesso, ragazzi, visto che non lo vedete da una settimana e più, vi lascio in compagnia del Frankie Volante proprio. Al volo vi fate qualsiasi domanda possibile. Intanto sei capace a far partire le serie sottofondo per me? Mi fai il giornaliere? Di solo mettere a far partire le serie? Ci voglio usare il mouse. Metto 2 secondi a far caffè! Ma che succede? Ma non si sta manco prendendo un caffè live, mo. Ma che cazzo? Ah no! Mi fa Servini. Ah no? Ah no? Non lo posso prendere. Ah no? Non lo posso prendere? E che succede? Scusa, parliamo del bar e poi dopo che caffè. Sì. E che succede? Allora, intanto rispondiamo al volo. Allora, sto discorso abbiamo fatto ieri, Stesimi su, e vorrei tanto che tu ti confrontassi con Frankie per questa cosa, perché Frankie continua a dire che è pure colpa da K-Lab, quindi certo, non lo so. Da K-Lab è sempre colpa un minimo, c'è sempre colpa. Ah, poi Miki dice, ma i cheater non li potevano bannare. Ma guarda, ma sembrava ma che spuntassero più loro che i funghi. Va vero, ne hanno bannati un milione. Però tanto non se ne fottevano, perché magari c'erano 6.000 account diversi. O magari l'account poi lo vendevano facendo quello. Allora, vai in modalità Radio Tsubasa per 20-30 secondi e vai, rispondi alle domande. Modalità Radio Tsubasa, vai. R2P Radio, vai. Parla, rispondi. Com'è Dorra nell'intimità? Chi è Dorra? Che cazzo è Dorra? Che succede? Oddio, chi è Dorra? Non consiste in un hack del codice, quindi non lo possono bannare, so. Oddio, regà. Non so, ve lo giuro, non so chi sia. Io le live da K-Lab poi neanche le seguo. Cioè, mi riportano i leaks, ma non le seguo le live da K-Lab, quindi non so chi sia. Ho capito, ma non so chi è. Io l'ho pagata in natura. Ma regà, ma io, cioè, nel senso, non ho trovato manco un SSR ancora all'anniversario. Ci ho buttato più di 800 Dreamball. Non so se rendo. Cioè, nel senso, che cazzo va siete fatta voi più che altro, perché io non so voi, ma io sto completamente fuori meta, quindi boh, non lo so. Che account devo uscire? E come devo faccio uscire? Il solito culone sei. Ma che cazzo, raga, ma è stata scherzata. Chi cazzo ho beccato? Oh, non c'ho neanche un samurai. Non ho beccato manco un samurai. Culone de che, oh. Ma che succede? Siamo tornati, eh? Che ne penso delle partite a tema? Quelle le amichevoli a tema? Ah, scula su Legends. Ah, su Legends ho sculato tanto. Quello proprio non parlo là. Ho preso tutti i personaggi banner. Ho trovato 2 volte Veget. Cioè, nel senso, sto proprio una pacchia là, raga. Vabbè, stanno in modalità radio. Cioè, sto pure io, raga. Sì, sì. Sono tornato in modalità radio. Lì sono andato una bomba. Bisogna fare una cosa velocissima da dire a tutti quanti. Sempre in modalità radio, ragazzi. La facciamo subito. Modalità radio R2P. Allora, il discorso è questo, ragazzi. Come sempre devo ricordare alcune cose per il canale, perché ce n'ha bisogno il canale. Ve le ricordo velocissimamente proprio. Ricordi pure tu, allora, che bisogna fare sul canale Twitch per supportare? Sul canale Twitch per supportare? Che cosa hai fatto tu per supportarmi? Io mi sono iscritto ad Amazon Prime e sono un follower.
E ti sei iscritto gratis, esatto, al canale, no? Sono iscritto gratis al canale, sì. E quindi di conseguenza c'hai accesso per tutte le varie modi. C'è accesso alle emoticon, eccetera, tutto quanto, tanto Amazon i Prime. I punti doppi. Lo volevo fare, quindi lo posso rinnovare ogni mese. Ok. Puoi comprare amichevoli pure. Perché se te vendi le amichevoli, che succede? Io comprerò solo singole. Puoi comprare i singole, tutte, bravo, vero? Faccio buttare tutte le tribute. Le singole miraglose. Poi, oltre che è bello vedere la sua faccia mentre dice: ah, ma no, ma non voglio pullare. Tu però gli compri la singola, la devi fare per forza. Poi non trovo un cazzo e se butta ancora più. Ma sai, mi sa che c'ho qualche cosa da poter pullare, seriamente, eh? Vabbè, oltre a questo, se possono... Grazie, Luba, grandissimo. Cresciamo, raga, a 15 abbonati, 15 iscritti. Se sbloccano ulteriori emoticon, fermi tutti che mo' vi ricordo tutte le varie cose del canale Twitch per interagire meglio e divertirvi con noi. Lo vedete il grande Albertone Malesani? Lo vedete là sotto che vi fa: oh, che cazzo! Possiamo tirare un tic a terra intanto, però. Cosa andiamo a tirare? Ah, sia mai che sculavamo live. Che e succede? Se spada, che scappamo. Succede? Da qui può uscire spada. Certo, ma tu sei fissato. Certo che può uscire. Ma tu credi alle favole? Ma tu credi alle favole? Tu. Lo stesso le domande del cazzo sempre. Tu. Che cosa è diventato Dream Team? Una giungla, cazzo. I tifosi anche loro diano una mano, cazzo. Usa pubblicità, cazzo. Mollo, ma che mollo? Mollo sarete voi. Che si è buggato tutto. Che succede? I sei in sedia da piccoli. Ma guarda, ma che. Oh, piano. Ma questo poi è donna o uomo? Perché su Netflix è donna. Nel coso vecchio è un uomo. Dovrebbe essere uomo. Dovrebbe essere uomo? Dovrebbe essere. Non niente, devi ancora abbonare. Robe. Che dove sta? Mandatelo sa pubblicità che è meglio. Ma lei ha sta pubblicità del cazzo. Robe. Kibbe. Botte le sette. Ghe. Ma che succede? Ma veramente, dai. Knights of the Zodiac. Adesso dice Alexander, qui è un ragazzo nel gioco, però su Netflix è una ragazza, no? Wow. Vabbè. Allora, di Bayan. Non lo so, se ho visto che Twitch è brulica di signorine scollate che parlano della qualunque. Forse, vabbè, mazza, Mizuki ci ha pisciato così alla grande. Mamma mia. Mi sa che tocca raccontare a Sofia la mercificazione dell'essere. No, ma dai, ma perché? No, porella. Sì, ma magari sta pure live, mo sbrocca. Sto scherzando, Sofì, che succede? È una radio, si scherza, no, sono battute goliardiche. Che succede? Sarebbe stato impedito subito questa cosa. Sì, lo sappiamo che si è pestato un ragazzo prima, Alex. Però su Netflix è una cosa incredibile. Hanno fatto. Efebbico. Hanno scelto sta cosa. Scusate, io non sono molto. Chi è che ha detto Efebbico? Questo succede. Questa. Lo sapevo che era Luba. Androma, Efebbico significa che. Viene da Efebbo, ma ora non mi ricordo. Vabbè, ci vuole sempre due o tre lauree in glottologia con Luba. Difficile poi. Dopo niente complicato. Giustamente è VIP questa cosa, vedi? VIP grammaticale. C'è quattro VIP, c'ha vicino. VIP grammaticale, che succede? Vabbè, fermi tutti. Dobbiamo finire di dire cose. Avete visto l'Albertone Malesani sotto? Aspetta, mi segui intanto domanda seria. Pure quella di Octo è abbastanza seria. Risponde pure te a quella, volendo. Allora, domanda seria di Mizuki. Ma se recupero un account Amazon Prime, posso abbonarmi anche tramite il Twitch così? Cioè, nel senso... No, perché... Octopus, se ti dicessi Roma Est. Allora, se colleghi l'Amazon Prime a Twitch, comunque, che si può fare, lo puoi fare. Vuoi abbonare gratuito? Luba è poliglotta. Luba è poliglotta, parla più lingue. Allora, ecco, rispondi alla domanda di Octopus. È meglio Roma Nord o Roma Sud? Roma Est. Roma Est, quindi. Roma Est. Quindi lunghezza. Considerate Roma Est, quindi borghesiana. Di quelle parti là. Roma Sud è troppo, Roma Nord è troppo. Io dico Roma Sud perché lui c'ha problemi con la geografia. Roma Sud, palesemente. Fidate, Roma Sud. Mm-hmm. Questo. Bella. Ma che succede? Ma che sta succedendo? Bella, va, raccomando. Non si vedeva, bro. A me mi ha dato del bullo perché vanno le faccette di Smile e di Snyder. Ma perché? Ho detto Roma Est perché ne vede mezzo. Perché Torbella, Parioli. Torbella, Parioli. Cancri ovunque. Vuol dire che è un po' frufru, attenti raga, attenti a inizio che c'è sta Ricciardo che va detto rispettiamo. Allora fermi. Allora, ne dobbiamo parlare della cosa dei punti, li vedete lì sotto raga? I punti guardone di Malesani?
Allora, ci stanno delle nuove cose che possono essere acquistate. Qualcuno sa già come funziona. Però ricordo, ragazzi, che anche per chi non è abbonato al canale, è possibile sbloccare per 24 ore attraverso i punti le emote casuali del canale. Ce ne stanno tre al momento disponibili di emoticon, che comunque sono belle tutte e tre, che comunque io ve le faccio vedere. Se riusciamo ad arrivare a 15, arriva pure la quarta, ragazzi. E io c'ho una bella fantasia da mettere all'opera. Tu che dici, frace, no? Io direi proprio di sì. Ti piacciono? A me piacciono, sì. Sono carine, no? Parpadin lo voglio. So quei tre. Vabbè, torniamo in live. Torniamo. Mettiamo fine a sta cosa, perché siamo più belli dal vivo che in voce, no? Vocali, oppure no, quelli, dipende. Non so. Sì, ovvio. Ma notate qualche somiglianza tra i due? Sembriamo familiari. Siamo congiunti. Io gli occhiali, ma no. Non sembriamo congiunti. C'entriamo un cazzo l'uno con l'altro. Io ho ripreso più dalla parte di mamma e tu pure hai ripreso più dalla parte di tua madre. Allora bar. Allora bar. Aspetta, no, allora è così. Comunque, fra l'altro, raga. Dov'è? C'era, l'abbiamo preso, io lo manderei, dai. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè! Vabbè, va. Allora, andiamo a tirare sta singola da bar, va? Così possiamo, possiamo farlo uscire come si deve, tu che dici? Devi leva gentile con la maglia della Juve, Giarca sta spammando. Giarca, io ho capito che tu sei anti-juventino, ma... Ce ne eravamo accorti, comunque. Si chiama par condicio, che devo fare? Nel senso, non è che... Mo perché so da Lazio, devo mettere solo giocatori da Lazio, sennò farei volentieri così. Canfo, la lettiera del mio gatto, è proprio un bastardo. Vabbè, Luba si sta lasciando andare a liberi sfoghi, va bene. È proprio aspetta, un bastardo. Okay, va bene. Dov'è il nostro caro? Ma siamo terzo, tanto non vedevamo. Quant'era che non vedevamo? Era un po' mo. Let's go, my friend! Ok, va bene! My friend, ok, va bene. Che succede? Come della Lazio, quello è, nel senso, raga, tu di che squadra sei? Di un po' tu. Io sono da Fiorentina, raga. Cioè, Take this coins. Ci siamo andati vicinissimi, vabbè. Ok, allora, andiamo a fare sta singola? Sì, no. Ok, andiamo a fare sta singola, vai. Come faccio ad abbonarmi da Prime, mi chiedi Trump? Allora, devi andare, ci dovresti avere l'iconcina Prime, tanto per cominciare, nel senso, l'iconcina Prime è data, sono diminuite le DB, sì, bravo Mizuki, perché ho fatto un po' di singole, vabbè, chiaro che non so tenermi, non so tenermi una trimbola, vabbè, comunque vabbè, fermi tutti, fermi stati a Daniele, come fate ad abbonarsi? Allora Daniele, devi collegare l'account Twitch all'account Amazon Prime, se può fa, e te esce la coroncina, vedi quella che c'ha Miki, per esempio, che c'ha una coroncina Prime, la vedi? Che succede? C'ha una coroncina che indica che comunque è utente anche Amazon Prime. Quando ti compare quella coroncina puoi fare tramite desktop, mi sembra, da versione browser di Twitch e non dall'applicazione dello smartphone, puoi fare l'abbonamento diretto, sì, sono ludopatico, Octo, sì. La vuoi dire a te? No, tiro a te, io tiro la singola. Vabbè, tiriamo. Così, diretto? Vai. Diretto. E non ha funzionato. Adesso è stato diretto. La verità? Paghi in DB anche in edicola. Mi piacerebbe, Mick. Però in edicola è lanciato da parecchio. Però era un grande fan delle edicole. Era un fan di quelli scatenati, lui. Oh, oh! Attenzione, oh! Che succede? Che sta succedendo? Che succede? Non è che non metto Lamberto? No, aspetta. Aspetta, io faccio, mi autotrollo, me ne frega un cazzo, però lo devo fare. Che meraviglia, che sogno! Oro sull'R+. Attenzione, lasciamo Lamberto, che dici? Lasciamo Lamberto. Vai. Dove, destra o sinistra? Sinistra. Eccolo, vai! Che meraviglia, che sogno! Ma vai a cagare, dai! Ma vai a cagare, e che bordi, sì, dai! Prevedo Levin, me lo sento, Levin SR. A prescindere da tutto. Che meraviglia, che sogno! Oh, mamma mia. Levin SR, quello, e poi esce Oda. Oda. Non lo buttare. No, perché dobbiamo fare, ecco, bravo che mi hai dato l'assist. Ci abbiamo da fare determinate cose per il canale, nel senso le vere news arrivano adesso, no? Ah, quali sono ste vere news? Che stavamo decidendo sul gruppo Twitch R2P, quindi R2P Twitch Official, che Giarca prima ha prontamente messo, quindi recuperate in su sulla chat. Mi sembra ci sia pure quello tra i vari link. E
Praticamente che cosa andremo a fare? Delle amichevoli a tema, ragazzi, inizio, poi faremo pure in torneo probabilmente. Degli amichevoli a tema con giocatori NRSR. Questi si possono fare pure in live, eh? Tu che dici? Ma tu parteciperai? No, non partecipi. Non lo so, boh. Non sono fan degli SR, però vediamo. Ma che vuol dire? Ma è per dare un po' di brio, per farsi due risate, non è che... Sì, ah, allora, abbiamo tutto seriamente. Allora, no, aspettiamolo, no, a caso, I tifosi anche loro tirano una mano. Ma vomito sia la singola che la lettiera. Mamma mia, guarda, non so se hai visto che bellissimo giocatore che si è presentato alla mia porta, incredibile. Utilissimo pure quello. Che tecniche c'ha? Passaggio travolgente. No, vabbè, mo, al di là del fatto che noi stiamo cercando di riutilizzarli, la cosa degli SR, degli R... Non scriviamo sto gioco. Bravo, Michi, sì, è vero, stavamo proprio questo. La cosa perché volevamo farlo, questa cosa, questo progetto degli R, degli N e degli SR, non riesco mai a dirlo in ordine, non so perché, vabbè, neanche decrescente. Lo volevamo fare proprio per dare un'utilità a tutti quei giocatori che fondamentalmente non servono proprio al cazzo. Sì, esatto. Pensa abilitati con tre tecniche A. Sì, sì. Che fai così, guarda, deve essere bella come cosa. Che succede? Ci sta, ci sta. Cioè, è una cosa strana, capito? Ci sta. Chi segna? Chi segna? Vedi? Chi segna? Tu immagina una partita con gli R che c'hanno le tecniche C, tecniche B, massimo. Chi segna? Chi pare e chi segna? Che succede? Capito? Sì, lì per davvero ogni volta ha messo dei pronostici. Non è scherzo, ho capito. È una cosa seria. Una cosa seria. Dal day one che voglio usare il portiere del Furano. Vi rompo con il mio, guarda quell'altro, vi rompo con il mio Vulcan SR perché sicuramente ce l'ha col tiro a 80. Sì. Io so sicuro di questo, sì, sono sì, sicuro. Tiro del cannone Vulcano a 80, sono proprio sicuro. Ma io li cancello sempre, che cancello? Tiro Dosanco forever. Tiro Dosanco tanta roba, era Oda, era. Attenzione, riandiamo in modalità... Vabbè, comunque dai, io intanto la vado a fare, squadra, la famo insieme, dai, la famo insieme. Vai. Torniamo un attimo in modalità raid, io al volo proprio. E così almeno sistemiamo pure una cosa qui per terra che abbiamo fatto il bordello. Che succede? Hai fatto bordello? È successo un bordello. Allora, fra, dammi una mano a farla in stile radio R2P. Io farei... Vabbè, sicuramente non su questa, magari. Vabbè, non sulla main. Su questa, va bene, dai, ok. Autoselezione. Vai, autoselezione. Reset. Ok, allora fai riserve, metti SR. I moduli non so contemplati, va bene qualsiasi modulo. Sì, va bene. Ok, quindi no, mettiamo un classico, un 3-2-3-2. No, vorrei giocare con... No, 3-2-3-2, no, vorrei giocare con la difesa a 4. Vorrei giocare così. Come giocavo su PES, che succede? Intanto entrano degli elicotteri ambigui dalla finestra. Che cos'era? Ma è stato attirato da qualcosa. Ma che cos'era? Ma che succede? È stato attirato, bisogna... Che succede? Risolvere. Allora, vai con SR, quindi. Voglio a difesa 4, 3-1-4-2, poi. No, non l'ho cambiata, se buga il gioco. Vabbè, dai, ok. Ok, va bene. Ma pure io non... ce n'ho pochi da parte, però, per questa modalità, mo', Non va bene come cosa, prima, partiamo con gli prima, SR. Prima erano utili perché... No, dai, quale formazione vuoi fare prima? SR, R o N? Dai! SR, almeno c'ha più senso. SR, ma perché a me mi casa più l'R, devo dire la verità. Sì, Allora, guarda quanti bei giocatori. Che costruiamo? Che possiamo costruire? Non ce ne abbiamo tantissimi, però, Facciamo un under 16... No, vabbè, dai. Mamma mia, ci stanno osservando che sì, sta succedendo tutto, Giarca. No, come mi succede di salutare? Ma che succede? Certo che t'aggiorno, come no? Fino a che dovremmo usare TP per ampliare gli spazi oppure cancelliamo gli UR. No, vabbè, ti allarga, amici. Mo mi sembra che ti stai allargando. Mo che succede, te lo devo dire. Allora, io direi portiere di riserva e spada sbaulato SR. Top, tu che dici? Una bomba. In porta Gino. Dell'Inter, dai. Se può venire fuori una club... No, ma manco per niente. Ci stanno due dei giocatori club. Vabbè, allora volevamo fare un under 16. Dai, dammi una mano, un under 16, facciamo un under 16, dai. Fai un under 16. Fammi una big sì, under 16. C'ha quello lì. Quello c'aveva quella là, però, Infatti. Vabbè. No, intanto fammone una under 16, vediamo come viene. Allora, quindi Gino Tsubasa. Sì. Dribblatore, quindi? Già. Ok. Poi Pierre. Dopo una All Star volevamo fare? Certo, una All Star devi fare. Ok. Ma sugliamo CD per forza. No, aspetta. No. Vediamo un attimo prima quelli stranieri se abbiamo qualche cosa. C'è Napoleon pure, vedi? C'è Calz. C'è Calz CD. Come vedi Calz CD? Che tecnica c'aveva? Che ne so, boh, che me ne frega, ma che succede? Bravo.
Mettiamo pure lui? Pure Chester, vabbè. Dai, mettiamo pure lui. Bossis io metterei come attaccante, però. Bossis? Ma che dici? Come no? Guarda sto Misaki Under 16 che vedrò che sta vicino a Tsubasa. Pure maxato questo, fra l'altro. Non so se hai notato, eh. Non so se hai notato la follia. Allora, è in attacco? In attacco che cazzo c'è dell'Under 16? Scusa, Diaz? Oh, c'è Pascal e Diaz, volendo. Come li vedi? Finiti. Mi metti i due baulati. Vabbè, devo trovartene, ne devo trovare altri. Mi preoccupa la difesa, sinceramente. Non posso fare una difesa Under 16, lo sai? Può essere? Che non la posso fare? Mi sa pure a me. Sto Diaz, perché sta così alto di livello? Che succede? Ah, vabbè, intercettazione, mezza merda. Ci vorrebbe Diaz con tiro o con dribbling. Mi manda in sollucchero. In sollucchero? Tipo il giovane. Vuol dire che se sta a Gasa, vuol dire che c'è l'eccitazione che sale quando è così. DSSR New Meta. Vabbè. Allora dai, metto per forza Yuga in attacco, dai. Yuga questo qui. Dei medi. Mi dispiace, non ce l'ho Under 16, che devo fa? Dovrò ripullarli. Te pensi che tanto non li pulli dai gratuiti che arrivano dopo domani? A voglia se li vuoi, ma magari li vuoi. Difesa casa grande, tiè, tanto ormai Under 16 li dà riccamente arbaretto proprio. No, vabbè, dai. Io Pascal. No, faccio Pascal e Diaz, dai. Ti piace Pascal e Diaz? Ma non c'ho un Diaz Naturisa, attaccante. Naturisa. Aspetta, non c'ho un Diaz attaccante, Naturisa. Quindi metto un Diaz qui a fianco di Pierre, faccio così. Non c'è neanche uno Snyder SR, incredibile, non ci credo. Vabbè, in difesa mi toccherà mettere questi. Robson c'ho dell'Under 16. Difensore. Robson dell'Under 16. Tanta roba quel Robson. Perché guarda, mica è male, c'è un bel contrasto A. Sta buono che c'ho monti su Robson, quello serio te. Ma voglia. Io sì. Allora fai proprio sgargiullo, sta fermato. Ma a parte che io non c'ho Robson, quindi va bene così. Chi altro ci possiamo mettere? Bruce? No. Brolin? No. Dai, su, Gentile, chi vuoi? Gentile, sì. No, invece. No, metti Gentile, non rompe le palle. Vabbè, metto Gentile, dai. Così. La difesa è tutta rossa, quindi. Tutta rossa. Vabbè. E il portiere blu. Per non... Si portavano pure Urabe. Attenzione! Il telegatto! È diventato sì. Nuovo follower! Diamo il benvenuto al telegatto! Che succede? Beh, questi li porto comunque, Naturisa. Eh? Quelli ti porta per forza. Clisman. La colonna portata. Clisman un po' di meno, però. Vabbè, non c'hanno senso. Levin. Ma perché se posi uno porta... Levin! Oh, ma è Trio Shutetsu, guarda, no. C'hanno le tecniche insieme, cosa? No. Trio Shutetsu... No. Vabbè, niente Trio Shutetsu, vabbè. Levin. Ma che porta a fare Levin? C'ha i quattro cavalieri da mezzanotte con chi? Dovresti metterli i quattro cavalieri da mezzanotte, se potrebbero fare, Se potrebbe fare. Non c'è un Fedrix, ma se potrebbe fare, se uno lo trovasse. Porto Victorino! Victorino attaccante, dai, mi porto. Victorino attaccante. Victorino c'ha uno speed a Chatter 3. Senza abilità di squadra, raga, la fama, la coppa però, se dovesse essere, pure amichevoli, Sì, guarda la 76. Abilità di squadra secondo me sono abbastanza inutili, dai, che cazzo mettiamo a fare, no? 76.000. Tanto non c'hanno latenti, non c'hanno... Perché grande telegatto, benvenuto! Bienvenuto! Devi breccarli tutti, devi farli tutti salire di livello, devi fare un sacco di cose. Allora, quella SR è pronta. Secondo te l'R si può fa? No, secondo me no. No? Secondo me manco l'N si può fa. Perché? Non so, presentimenti. Aspetta che devo togliere il modulo oro però, Metto il modulo normale. Io volevo questo dall'inizio, vabbè. L'R non si può fa, mi sa, sai, perché li ho buttati tutti riccamente nel cesso. E ho tirato lo sciacquone, scommetti? Li dobbiamo andare a riprendere tutti. Vabbè, non te ripeto, vuoi che non li trovi? Io li riprendo tutti, sei proprio, sicuro di volerli riprendere tutti. Aspetta, qualcuno ce l'ho però, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Beh, sono tutti baulati, però. Tiè, ma mette, guarda che robetta, tiè. Il Giappone. Vuoi provare l'SR? Ma va ad arbare facile così, Se volete ci sono per uno Michele. Calcola che ci metto tra mezz'ora. Ancora sto allenando i primi 5. Va a fare amichevole te. Ma sì, un'amichevole seria?
Vuoi farmi io le serie? Sì. E manda il numero, dai. È qualcuno che può... Manda il numero, può vedere se vengo... Vedo se riesco a entrare a vedere. Tu dimmi il numero che lo scriviamo. Capito? Sì. Dimmelo però il numero. Sto aprire il gioco con calma. Non la posso fare, non la posso fare. Cioè, questa non la posso fare. Che succede? Che succede? Non riesci? Come non riesci, Daniele? Dai, ti guido io dopo. Ti guido io dopo, Daniele. Ti guido io dopo, non ti preoccupare. Daniele, ma tu. Ma Telegram ce l'hai più che altro? Mamma mia, Daniele, quando mi fai così veramente. Dov'è Daniele? Dov'è Daniele? Se merita questo, se merita Daniele, come sempre. Robe, chibbe, botte, le sette, ghe. Alla grande. No, Lu, fammi preparare un attimo. 20, 48, 22. Aspettate, raga, vi metto il numero. Allora, intanto entro. Per chi volesse giocare contro di lui. No, raga, però. Questa amichevole classica, quindi amichevole con main. Allora, me li dici il numero, per favore? Aspetta, sto cambiando una cosa dalla squadra. Vabbè, quando sei pronto, basta che modici te così, entriamo. Ci sto. Allora. 20, 48, 22. Pensa, Gerca t'aveva pure beccato, se era ricordato a memoria. Che vuol dire? Guarda, aveva scritto. Due volte, grande Gerca! Allora, io sono entrato. Sono qui. Da notare il nome della squadra. Al bar, dov'è? Ho già entrato qualcuno. Carbonara. Eccolo! Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè! Un milione? Minchia! Ma Carbonara io lo conosco molto bene! Io lo conosco molto bene, Carbonara! Lo conosco molto bene, Carbonara! Io non lo so chi è! Fai attenzione perché quell'evide capitano lo conosco molto bene, Carbonara! Attenzione, attenzione, gioco da un mese, è Octo, è Max. Porta, olè, a me mi fa ancora entrare, ma se sta a rifà veramente questa storia, Francesco. No, mo te fa entrare. Mi fa entrare? Sì, mi fa entrare. Quindi a me non mi fa vedere le formazioni che vuoi che tu vedi. Mi sembra che stia per esplodere però a guardarlo così. Vabbè. Non si riesce proprio a fare sta cosa, Forse ci vuole una sorta di... No, ecco, vedi, è partito qui, ma tanto non parte, dai, si bloccherà sicuramente, vediamo un po'. Io faccio scorrere tutto, Voi state già giocando, siete già arrivati alla fine, no? Vabbè. Queste sono le formazioni in campo, quindi. E due legami, doppio legame per Frankie, attenzione. Attenzione, doppio legame anche per Octo, gioco da un mese. Che succede? Ma io c'ho i matchup, li devo skippare. Belle statistiche, non male. Veramente non male, Radio R2P. Sempre sul pezzo. Che succede? Che sta succedendo? Almeno posso. Te prego, fammela commentare come si deve, non esplode. Te prego. Te prego, va commentata alla grande. C'è pure il tifo, vai. Che sta succede qui? Mazzia che Robertino. Oh, bello molesto, questo con due tecniche difensive. Le ferma più durabile, secondo me. Sì, ma devi commentare bene però, Devi commentare bene, fra. Io non devo. Devi fare il grande commentatore, attenzione! Ma che oh! Intercettazione repentina, cosa? Ma che succede? Come? Che succede? Il primo ha passato. Attenzione. Grande Giove. Attenzione. No, chi c'è lì? I numeri. Ma che matchup è? Uno che c'è il blocco, uno che c'è il tiro su palla alta. Ma che sta succede? Infatti non c'è dove sta però. Ma che succede? Scusate, ma che succede? Ha beccato? No, intercettazione normale, attenzione. Sì, Frankie è molto più abile di me perché sta giocando con i pollici. Attenzione! Attenzione!
Ma secondo te chi segnerà? Non segnerà. Robe, robe, kibbe, kibbe, botte, le sette, ghe. E allora è bar. Aspetta che te lo metto perché c'è ragione. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Giapponesi però, vuoi mettere? Una cosa seria, oh. Un artigno che se casa in giapponese non lo capiremo mai, però vabbè. Come manco so dove prendere il contrasto per Roberto? Raga, ma seriamente? Ma non ce lo dovrebbe avere? No, non è vero. Cioè, la quello verde ce l'aveva, c'ha ragione. Manculato, sapevo io. Mazza, t'ha fregato. T'ha fregato. C'aveva ragione Roberto, allora. Dai, Francesco, non demordere. Let's non demordere. Ok, non va demordere. Bene. Questo è un bel matchup. Come ti sembra sto Levin più che altro? Non lo so. Chi prende la palla? Ce dobbiamo casare? Non ci dobbiamo casare? Nuovo passaggio di Levin. Ai ai ai. T'ha fregato. Io te lo rimetto, Francetto. Te lo rimetto, eh. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè. Guarda che è successo. Ma che succede? Ho dovuto subito levare il caffè perché veramente. Ai, attenzione, Misaki, eh. Sta al fatto suo, eh. Ronaldinho, attenzione, robe. Robe, kibbe, botte, le sette, ghe. Daniele, vai così. Grande Dark, attenzione. Solo 20, quanto c'è di parata, scusate? 9.000. Scusate, che succede? Dove, quanto c'è di parata? Scusate. Quanto c'è di parata? Che succede? Quanto? No, tranquillo. Stai tranquillo. Era impossibile che tu avresti potuto prendere gol. Ma qui i turni non contano, fra comunque. Eh? Vediamo un po'. La Dark, ma t'abbiamo salutato? Bella comunque. Io spero di sì, spero che t'abbiamo salutata perché stiamo seguendo una partita vincente. Cioè i brividi che riesco a seguire una partita. Che succede? Da dove ha tirato? Scusate, che... Scusate, da dove ha tirato? Prego. Ma da dove ha tirato? Che succede? Ma siamo seri? Ma tu che cosa hai fatto per parare? Bravo Luba. Addirittura pure il kick argento, giusto per... Non si sa mai. Dovesse partire un'animazione sbagliata. Ma Francesco, ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè! È obbligatorio adesso. Per me è obbligatorio. Direi sì. Vediamo un po'. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Attenzione. Questa è una bella sfida, eh. Questa è una bella sfida. Peccato che ce ne stanno tre. Mi sa che adesso tocca a Snyder. No, lo rimetto Lamberto, però. Lo sapete che è così, raga. Lo sapete che qui mi sa che Snyder e il caffè sono stanno a pia proprio alla grande. Ma pure se tira, mi sa, eh. Non ho fatto manco il blocco. Ma come non hai fatto il blocco? No, perché tanto mi passa col blocco. Ma come non hai fatto il blocco? Guarda un po' che ha fatto. Ma come? Non so. Ma come? Ma scusa, ma come non hai fatto il blocco? Ma che oh! Ma che. Attenzione perché Luba l'ha riscattato. Attenzione. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè! Porta però! Attenzione, quanto ti arriva di tiro? 8.000. Ma come 8.000? Ma che succede? Ma dai, ma siete seri? Che succede? Attenzione, c'è anche di argento però, eh. Quell'Igawa mi spaventa però, dice Octo. Gioco da un mese.
Max, gioco da un mese, Max! Mi piace, questa te la scrivo proprio in chat. Questa te la... 0,25 quelli belli. Questa te la devo scrivere in chat, ormai sei la mascotte. Guarda che bella, te la metto così, te la metto, tiè. Te la metto così, grande ascia intanto, e te ci aggiungo pure questo, te ci aggiungo, tiè. Giusto per... Ci sta sempre bene, perché secondo me... Eh beh, sì, dai. No, siamo in modalità radio, Ascia. Perché c'è una pausa... una pausa illegale, ci abbiamo un attimo in atto. Per diversi motivi illegale, direi. Una pausa da Bad Boys. Però ci siamo, ci siamo. È modalità radio R2P. Mo torniamo, dateci due minuti, proprio due minuti. È entrato Napoleon. Olè. Aspetta, questo lo sei meritato però. Che succede? È entrato Napoleon. Lo sai che però da una parte c'hai ragione, Lu. Nel senso... Fa brutto, eh. Dì la verità che fa brutto, eh. Chi gioca da 3 anni sta... Lui è più forte... Octo è più forte di me, eh. Come numeri e come giocatori, eh. Killer de stamina. Chi gioca da 3 anni poi, raga. Attento al killer de stamina. Fallo pure del full power, fallo così, Francesco, il full power. Robe, robe, kibbe, kibbe, botte, le botte, le sette, ghe. Ma come non sai giocare? Piano piano, piano piano. Questa ragazzata. Torniamo? Torniamo? Speriamo che non esplode niente. Eccoci qua. Ci siamo. Guardalo com'è impegnatos. Guarda che bei numeri comunque. Mazza sto Napoleon. Dai, fra, gli devi levare qui, cavolo. Gli devi levare, eh. Gli devi levare. Gli devi levare. Devi essere l'orgoglio. Fallo, Frecce. Fallo. Fallo, 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 fallo. Gli devi levare. Oh. Se fai così, guarda che ti faccio, Frecce. Guarda che fu. Che meraviglia, che sogno. Che succede? Non posso farci niente. Attenzione, che succede? Comunque. Che succede? C'ha il contrasto de merda, cavolo, questo qua. Questo ci sta tutto, eh. Che meraviglia, che sogno! Secondo me ci sta benissimo. Insisto, insisto con l'Ambertone nazionale. Daniele, aiuto io dopo, dammi tempo. Non fa tutto adesso, ci penso io, finita la live. Tra poco tanto la terminiamo, non ti preoccupare. Che succede? Che succede? Che succede con la 1? Che succede? No, c'era davanti. Cazzo, l'ho visto dopo. Sì, nelle parolacce. Cosa hai meritato, tiè. Grande Giove. Vabbè, Daniele, che te devo dire? Grande Nito! Bella! Che sta succedendo? Sa, delle cronache più belle della storia di Tsubasa, comunque, stacce. Ancora tiro? Va bene, Francesco, allora... That's good, my friend! Ok, va bene! Scusate, scusate, scusate! Che succede? Mi sto a tagliare, giuro, raga, io mi taglio. Grande Dark, sono contento. Io mi sto a tagliare più di voi, raga, figuratevi. Che è, un artiglio con... Cioè, dici che t'ha bloccato, per favore? Giro. Cioè, dici... Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Attenzione. Ah, hai fatto la combinazione, bravo, bella giocata. Bella giocata, bravo, bravo. Mi sei piaciuto, bravo. Bravo. Lui sì, è una new entry. Questo è il grande Lambertone nazionale.
Teleroma 56, in campo con Roma e Lazio, il mio idolo, presentatore idolo. Ma perché continui a tirare con Ronaldinho? Ma tu che problema hai? Non capisco. Guarda che è successo adesso. Ma che vuol dire? Ma non c'entra niente. Vabbè, ma scusa, ma scusa, ma scusa, Ma che oh! Ma che cosa, dai, ma fai il serio, su, ma fai il serio, per favore, dai. Per favore. Che succede? Scusate. Che succede? Ancora. Che succede? Scusate. Ancora. Che succede? Scusate, non ho capito. Non ho capito che è successo. Non ho capito. Ronny l'ammazza caffè. Non ho capito. Che meraviglia, che sogno! Non ho capito che è successo, scusate. Vabbè. Beh, io non ho parole. Hai segnato con Ronaldinho, fai schifo. Io a quelle sfadas, ragazzi, l'avete visto nelle live scorse. Io ho tirato in tutti i modi. Palla alta, bassa, counter colore, momentum aumentato, Naturista Dream Collection super riserva. Niente, arriva lui con Ronaldinho, segna. Io non c'ho parole, veramente. Io non c'ho parole, raga. Io non ho parole. Vabbè, pure qui. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Attenzione, perché no, Frankie davanti, io. Si è messo su una grande squadra, Attenzione, Levin. Però Levin che dà palla a Levin, non ho capito che succede. Ah, si è andato un matchup. Si è andato un matchup con Roberto. Vai, attiva il full power, fra. Robe, robe, kibbe, kibbe, botte, le botte, le sette, ghe. Ho portato pure il grande attivatore di full power. Ma che succede? Non è possibile, dai. Che bello, R-A-N-G. Testa D, proprio bello. Ma per gol di spada, se dici? Attenzione, sfida counter qui che ti inventi. Che ti inventi? Che ti inventi qui, fra? Che ti inventi? Facci vedere quanto sei pro player, vai, dai. Facci vedere. Io sto pronto, lo so, infatti io il gol non me l'aspettavo. Ti ho mandato più o meno 4-5 Morgan. Ci ho provato. Che è successo? Grande ciao. Voglio troppo uscizzare. È andata abbastanza bene, dai. Difensivamente se la staccava bene. Se sta. Bravo Octo, capisco che giochi da mese, ma stai a giocare bene. Vabbè, qui però io ti ripeto. Qui mese. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè! Ma un grande caffè! Oh, attenzione! Ma quanti full power hai attivato? Full power! Che succede? Che succede? Attenzione, questa è rischiosa e pericolosissima per Frankie! Che succede? Attenzione! E t'ha fatto pure la combinazione. Oh, no, ha fatto il passaggio. Attenzione, passaggio S. Attenzione, passaggio S. No, perché è nato un matchup? Non c'ho la stampa. E non c'è nemmeno il full power. Che succede? Questo è pericoloso, Però Kishida ce l'ha stamina. Devi essere bravo Kishida, dai. Vediamo se te la giochi bene, dai. C'era messo dei pronostici, Kishida? Sì, ci ha messo dei pronostici. Ok. Let's go, my friend! Ok, va bene! Ai, Salì, attento! Attento, Salinas! La vedo brutta! Lo posso fare? Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè! Ma un grande caffè! Miracolo, ma non penso. Sappi che ho sempre fatto. Non lo sapevo, critico. Sappi che ho sempre fatto. E calla. Che meraviglia! Che sogno! Ma tu mi devi spiegare come cazzo fai a avere 3 full power, perché io queste cose non ho mai capite. Vabbè, ne ho attivati 4. Mi si triggerà gente qui, non è possibile.
Bravo comunque, Max è stato bravo, ha recuperato, dai, ti ha fregato. Sì, ma 4 full power. Però hai fatto gol con Ronaldinho, quando segni con Ronaldinho, dai, mo fai il serio, su Ronaldinho un po' segna, dai. Io ti voglio bene, come se fossi normale, però non puoi segnare con Ronaldinho, dai. Sappilo, dai, non puoi segnare. No. Aspetta un po'. Dai, sì. Non è possibile, non è possibile. Sexy Levin. Sexy Levin. Mi stai dando delle idee, Luba, delle ulteriori idee per molestare le partite. Comunque dovete ammettere, raga, come molestiamo le partite noi con i nostri cari commentatori, con i nostri meme, non nessuno mai, dai. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, che dici? Ci mancherebbe. Come ci mancherebbe? Non ho capito. Ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma ti metto pure non ho capito, comunque, dalla prossima live. Preparati. Mamma, preparo, non ho capito. Non ho capito. Stai dicendo solo un maio di cazzate. Quello ci mancava comunque. Ciao! Attento, non passare qui, ci sta. No. No, che succede, dai? Che carino. C'è caldo, va fuori, dai. Comunque i parametri di sto Tsubasa dentro la squadra tua non sono malvagissimi, eh. Se non fosse che secondo me questo è un giocatore che è morto ormai. Vorrei dire una cazzata, eh. Però secondo me mi sembra morto. Non lo so. Ma cazzo te fate a giocare con sto Tsubasa? Ripeto, non so male i parametri, considerando che c'ho per forza un po' di stand. Vado a mettere per forza più colori. Capito, che c'ho altre alternative. Tsubasa non ce l'ho. Ah, ma pure Tsubasa, ci starebbe bene con quel Rivaul. Perché non ha dato palla a Rivaul? Perché non passava tanto. Ma come non passava? Te poteva costruire una bella azione. Boh, non speravo più questo. Che succede? Ma quello è il tuo? Sì. Che sta succedendo? Chi dà la palla? Ma che è sta cazzata? No, come? Che succede? No, e dai, ma che è sta che cosa? Che succede? Dov'è? Me lo so perso, fermi tutti. Ma che oh! Niente, dai, ok. Davvero, dategli una super riserva, oh. Sì, ma come ha fatto Naturese a prendermi il passaggio? Ormai io, boh, vabbè. Ma questa non è difficile da superare, eh. Ricorda che sei sotto full power, eh. Quindi robe, keep. Yeah, dai, su. Il primo è andato, dai. Lo sapevo io. Dai. Che succede? Sì, ma Naturesa non me lo intercettare il pallone, dai. Fra. Queste sono cazzate, dai. No, ma che ne ma era bella l'RNG, sono d'accordo. Dai, fra, che la prendi col lato intercetto. Sei ancora in attacco, dai. Dai, che sei ancora lì, dai, che ce la puoi fare. Dai, Frankie, su. Attenzione. Io proverei un passaggio a Rivaul. Non è passata. È passata, dai, che ci stai. È Matsuyama Dream Festival. Mi tiro uguale. Attenzione perché non è semplice qui, eh. Spara se quanto c'è di stamina ancora tanta, mi sa. No, ma la parla. Vabbè, chi dico argento però, dai. E se dovessi segnare? No, sì. 21.000 mi sembra un po' poco considerando. Non c'è il passaggio da Tsubasa perché. Quanto c'ha di parata? Ecco, il passaggio da Tsubasa a quanto ti è arrivato? Tanto. Tipo. Non lo so qualcosa del club. 27.000? 25-26 tipo. Vabbè. 27.705 di parata, fra. Mi sembra un bar a guardarlo da qua. Direi di sì. Dovrei pure sbagliare, però. Vediamo. Fanno parte del gioco, però. Daniele. Ormai fanno parte del gioco a tutti gli effetti. Anzi, prima, quando ce n'erano solo 2-3. Veramente poi li trovi nella stessa squadra contro. Mo bene o male chiunque ce l'ha qualche auto intercetto, dai. Bene o male è aperto più o meno a tutti, dai. Questo sarà il quinto full power della partita. Lui c'è il full power. Guarda. Questo è il quinto full power della partita. Ma che succede? Non ho mai capito io. Non c'ha manco nessuno che fa il gadget up. Non capisco come fa. Ma non vedo il full power. Vabbè, se perde contrasti si accumula però, eh.
Per una questione dei problemi tecnici è esploso tutto, no? Sì. Perché sono stati problemi tecnici generici randomici. Sì. Si è proprio esploso tutto quanto. Ma perché mi sa che non regge, secondo me, no? Non ha retto. Probabilmente no. O sforzo e cose varie, vabbè. Come è finita la partita? 0-0. Vabbè, 0-0. No, 1-1, vabbè, pare in 1-1 se doveva andare ai rigori. Sì, i rigori non sospesa, beh, i rigori non erano contemplati per amichevole. Non faccio mai, no. Ok, vabbè, sempre 1-1 è finita, vabbè. Vabbè, come sempre è stato un piacere averte ospite in questa. È stato un piacere stare nella live. In questa live su Basiana, eccetera. E vabbè. Ce ne vuoi? Bella, raga. Tanto che c'è stato l'ultimo, solo un tiro e una parata. Sì, 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 un tiro e una parata. Lui ha fatto la parata all'ultimo, ma c'aveva il full power, il quinto full power della partita. Vabbè. Grande Octopush. Vabbè, dai. Bella, bella, bella partita. Vabbè, e detto questo, come sempre ricordiamo di seguirci su tutti i vari social, Facebook, Instagram, canale YouTube, Twitch, sempre, come sempre. Dobbiamo vedere se era un problema questo qui che è successo adesso, relativo proprio al computer che non regge tutti sti cosi, tutti sti settaggi, o se è stata una cosa fortuita. È stata una cosa di... Bisogna scoprirlo, lo scopriremo. Indagheremo sulle cause, perché questi problemi ce l'avevamo avuti. No, non ce l'avevamo avuti. Volta, vabbè. E vabbè, bello da diretta. E detto questo, vabbè, dai, saluta tu e via, dai. Raga, ci vediamo alla prossima live. Mi raccomando, ricordatevi sempre di supportarci con quella piccola cosa dell'Amazon Prime, perché... Oh, se te volete abbonare normalmente, per uguale, sì, cioè, non pure normalmente, però l'Amazon Prime comunque è gratis e ci aiutate a crescere comunque in questo modo. E che succede, allora? Dai. E poi arriveranno nuovi aggiornamenti al canale, anche perché abbiamo delle belle idee. Grandi idee. Abbiamo delle belle idee che porteremo a breve. Grandi idee, Uscilla, vabbè. Detto questo, quindi è proprio tutto. Ciao, 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 ciao.